Bentornati alla rubrica Io con te. Oggi ho il piacere di parlare e videochiamare con Lucien dalla Sicilia con furore. Buongiorno a tutti, buongiorno. Vai Lucien, dici allora, chi sei e cosa fai, di dove sei. Io mi chiamo Lucien, sono dalla Sicilia, dove c'è la grande festa, precisamente Scusa Lucien, riesci a venire un pochino più vicino perché ti sento poco. Ok. Dimmi com'è così. Perfetto. Allora, stavi dicendo che allevi sia luce naturale che artificiale. Sì, in modo tale da... Allora, io non so fare abbastanza luce notte, come puoi vedere, però mi sono accorto che in alcune gabbie la luce non arriva allo stesso modo. Quindi ho optato per l'utilizzo della luce artificiale. Perfetto. Anche perché io aumentando le ore di luce, allevando, facendo partire le cose di queste cellule, ho per forza necessità di aumentare le ore di luce. Quindi devo utilizzare per forza la luce. Ok. La scelta di iniziare prima le cove e per quale motivo? Allora, la scelta è semplicissima. Come nel mio locale, intanto io inizio da dicembre per le cove e stacco a fine aprile metà maggio, perché poi da fine maggio fino a tutto il settembre, ottobre, qua nel mio locale c'è un caldo pazzesco, quindi evito di far affrontare questo periodo. Giusto. Periodo. Un po' come la mia situazione, ecco. Esattamente, esattamente. Solo che tu usi, diciamo, soltanto luce artificiale. Esatto. Poi... Diciamo che ho un impianto poi da te, ecco, no? Una centralina, ho un impianto fatto male con dei timer, perché ci sono diversi diurni, il verde tramonto e il verde notturno che poi si spegne totalmente, okay. E quindi i canali rimangono azzurri totalmente. Ah, ok, quindi non hai un'accensione e spegnimento graduale, fai degli step... Con varie lampadine, diciamo, con vari LED. Diciamo che la tonalità di luce là che esistono queste LED, cerco di ricreare quello che è l'alba tramonto con il colore naturale. E come mai non hai pensato all'utilizzo di una centralina? Ma guarda, io avevo pensato, però siccome volevo capire un pochettino come funzionava bene tutto, ho voluto fare questa prova. Altri anni che faccio questa prova e devo dire che sta andando bene, però il prossimo anno penso di prendere una buona centralina, sicuramente una centralina con la batteria. In modo tale che se va via la luce, perché questo è importante, se va certo. Via la luce, i canarini poi si ritrovano totalmente al buio, quindi con una centralina a batteria, certo. Si vai a dare quel
non so, quello meta, quello dovrebbe di autonomia anche per i canali. Chiaro, chiaro. I canali non è ritenuto, perché tante volte il problema che i canali vanno in quarta metà dipende appunto dallo spegnimento delle luci tutto di sé. E quindi può succedere anche questo. Io siccome voglio evitare di fare queste tematiche, quindi sto cercando di fare le cose nel modo migliore possibile per loro. Ho capito, ho capito. Ascolta, Lucien, qualche... se ti posso aiutare, se hai qualche dubbio in particolare di qualcosa, se no passiamo a vedere un attimino come sei sistemato il tuo locale. No, dubbi, allora, dubbi, volevo fare una parentesi, dove ci sono molte persone, diciamo, che pensano che su Sanarino, questo era un errore mio di molto tempo fa, tra l'altro. E quando un canarino raggiunge 10 mesi di età, il canarino deve per forza riprodurre. Ma invece non è così, perché sono tutti fattori che determinano la riproduzione del canarino. La luce, il canarino che deve essere in forma, con forza, per le cose, deve raggiungere il suo. Ma il canarino può avere un anno o può avere 5 anni, ma quello che comanda il fatto di mandarlo in amore in estro sono sempre le ore di luce. Dalle 12 ore a salire è il periodo esatto per la riproduzione. Poi c'è il canarino che ha 12 ore già pronto, c'è quello che ha bisogno di arrivare a 13 ore, 13 ore e 30. Insomma, sono animali, non sono macchine. Quindi ognuno arriva a essere pronto in estro nel momento diverso dall'altro. Però ogni canarino ha sé. Esatto, quindi, esatto. Come il discorso della femmina, tante volte si mettono i canarini in gola, la femmina fa il nido, però non le pone, come se non a me, ma purtroppo sempre essere viventi con un loro equilibri naturali, quindi non possiamo, e infatti ci sono persone che io dalla forma ho scritto, per quanto un canarino non è buone, portano con varie vitamine, antibiotici. Ma guarda, bisogna solo aspettare, bisogna solo aspettare. Far andare il canarino nel modo più migliore. Bisogna soltanto aspettare. Io, come nel video che avete visto che ho fatto, quando ho fatto le coppie, dopo 2 giorni tutte sono partite a fare il nido, e poi avevo la coppia numero 1 e la coppia di mio figlio, degli Agata, che non erano partite, e nonostante hanno avuto lo stesso ritmo di preparazione di tutti gli altri a livello di ore di intensità, cosa succede? La coppia numero 1 ha iniziato a deporre l'altro ieri, farti capire. La coppia di mio figlio, degli Agata Opale, è arrivata a fare 5 uova e gliel'ho messa in cova ieri, rispetto ad altri che sono un pochino più avanti. Quindi ogni soggetto è a sé. Bisogna soltanto avere pazienza. Ripeto, c'è quella che fa il nido, depone il giorno dopo. C'è quella che fa il nido, depone dopo una settimana, dopo 2 settimane. Bisogna avere soltanto pazienza. Carissimo, vai, fammi vedere un po'. Per avere delle buone soddisfazioni, pazienza, dedizione e sacrificio. Senza tre, basi fondamentali. Tutta la conoscenza di questo mondo, di un volere, non ti fermare. Vai, fammi. Perfetto, bravo, bravo. Fammi vedere velocemente un po' il tuo. Come sei sistemato? Sì, un attimino. Poi ci sono le mie coppie di gialle, con i novelli di attrezzati. Già ho finito col primo giro di cove. Ma ci sono altre coppie. Poi ci sono gli allettini portoghesi. Perfetto. Con i bulli sbrecciati col primo giro di pompe. Adesso passiamo agli inseparabili. Bravo. Vedo che sei sistemato. Questo è il mio piccolo allevamento. Sei bello ordinato, che tieni diviso canarini dai pappagalli, belli separati, divisi e belli puliti.
Bravo, Lucien. Esattamente. Se vuoi... Io ho fatto un presupposto. Uno può lavare tutto quello che vuole, però ogni specie è a te, gli è tempo. Se tu vuoi ammettere i pappagalli nello stesso locale, no, è una coppia di separati, la metti accanto a una coppia di canarini. Purtroppo la coppia di separati andrà a disturbare i canarini. Certo. E poi anche il cane notte non produce perché appunto si tende a disturbare, quindi le specie diciamo vanno messe in modo ordinato, per conto tuo. Carissimo, ricordaci di dove sei e se vuoi lasciarci un contatto così qualcuno che ha scoperto di avere vicino a te ci sei, magari interessato un domani, almeno sa con chi con come contattarti. Allora, io sono di Campobranco, mi potete contattare o al numero telefonico 328-00-40-940 oppure c'è un profilo Facebook dove io appunto pubblico, io faccio dei video settimanali sui miei canarini, dove faccio l'aggiornamento e tutto. Come si chiama? Come si chiama? Quello che faccio, perché il mio allevamento è aperto a tutti. Io apro le porte del mio allevamento a tutti, soprattutto per i neofiti, per dare diciamo il feedback. Come si chiama il profilo Facebook? Allora il sito è cognome, l'utente Dantea. Okay. È facile da trovare perché non ce ne tanti profili Facebook con questo nome. Quindi, vabbè, al massimo uno ti contatta telefonicamente, poi dopo gli darai l'indirizzo. Certo, ma io sono sempre a disposizione, chiunque vuole consigli, io sono a disposizione, però voglio precisare una cosa, ragazzi, gli allevatori non siamo veterinari, l'allevatore vi può dare consigli, vi può aiutare fin dove può, ma non è un veterinario, non è la soluzione a tutti i vostri problemi. Bravo. Questo è bene saperlo. Bravissimo. Con questo io ti saluto, ti ringrazio per aver partecipato all'iniziativa e grazie ancora. Grazie per avermi fatto partecipare. Ciao carissimo, un abbraccio. Ciao.